Buongiorno, volevo aprire insieme a voi due pacchi che mi sono arrivati prima da Amazon e ieri mi sono arrivati invece quelli della Nespresso che ormai è rimasto senza capsule. Ciao Micia! E anche uno di una farmacia online perché mi servivano alcuni farmaci da banco e finalmente, come vi dicevo, hanno ricominciato a fare le consegne, quindi... Ah, qualche special? Ecco qua. Sì, Micia, sei arrivata giusto, giusto. Questa è la tua pappa. Sono i suoi croccantini preferiti questi. Sono già arrivati. Mi davano in consegna domani questi. Cioè, sono già arrivati. Boh, poi nella seconda scatoletta invece vediamo cosa c'è. Che ho fatto un po' di shopping, finalmente. Di cibo, più che altro. Quello che si può acquistare su internet. Ah no, ma è tutta pappa della Micia, tra l'altro. Guardate, un bel sacchettone da 3 kg di pappa per il gatto. Sei arrivata giusta, Micia. Guarda, lo sapevi che c'era la tua pappa che è arrivata? Eh? Lo sapevi che c'era la tua pappa? E allora oggi dovrebbe arrivare un altro pacco sempre da Amazon che avevo ordinato. E intanto vedete la gobba del gatto, anche la coda del gatto. Dicevo che avevo ordinato altre cose sempre da Amazon. È un mix tra cibo, tipo pasta, un po' di detersivi, robe così. E poi dovrebbe arrivare anche un pacco. Intanto il gatto è saltato dentro nella scatola, ovviamente. È di un sito che vende prodotti naturali. Infatti ho preso un po' di gallette, brioche, biscotti vegani perché, come vi dicevo, sono intollerante al lattosio, quindi ho fatto un po' il pieno. Vi faccio vedere dove è finita la Micia, eh. Guardate dove è andata a finire la Micia. Non so perché i gatti amano le scatole. Micia! Cosa ci fai dentro della scatola tu? Sei contenta perché ti è arrivata la pappa? Miau. Dopo comunque se arrivano anche gli altri pacchi, li spacchettiamo insieme. Ti ho portato il caffè e una briochina. Arrivo. Hai trovato ancora qualcosa da fare per farti passare il tempo, dai. Però sai che è molto bella. Mi piace, sa molto di country. Come colore. Wow! Tex-Mex. Che bravo! Stamattina mi sono messa qua a lavorare un po' al computer e ho creato finalmente la mia pagina su Facebook che si chiama proprio come il canale Ale Sofia. Allora, io vi dico la verità, col computer so fare solo le cose basilari e basta, quindi le cose un po' più complicate, veramente non ci capisco niente, quindi nel mio piccolo, per quello che sono riuscita a fare, ho creato questa pagina, che vabbè, dove metterò i video appena pubblicati, anche delle foto che pubblico su Instagram, delle anteprime dei nuovi video, un po' di cose, ho aggiunto anche qualche foto che ho scattato durante miei viaggi e via, ecco, una cosina così molto semplice. Per riuscire a trovare la mia pagina Facebook e anche su Instagram, praticamente sulla mia pagina iniziale qua di YouTube, vedete proprio qua in cima che potete cliccare su proprio l'icona Instagram o Facebook, proprio dalla copertina principale, quindi riuscite a trovare direttamente qua. E cliccate sopra e vi riporta poi ancora alla pagina che ho appena creato. È nel mio piccolo, senza l'aiuto di nessuno, anche se veramente, ripeto, non sono capace in queste cose, però dai, piano piano sono riuscita a combinare qualcosa. Sei rinchiuso, non puoi uscire, mi dispiace. Ma io sto andando. No, non si può. Io sto uscendo un attimino, uscendo tra virgolette perché sono sulla mia stradina privata. Sto andando a vedere se c'è la posta. Andiamo a fare un giretto a vedere se c'è la posta. Vuota, non c'è niente. Andiamo a fare un giretto qua sulla strada, vedere quanta gente c'è. Qua siamo sulla strada, di fronte a casa mia. Non c'è in giro nessuno. Lì in fondo c'è il cimitero. Sono i bambini che giocano all'interno
delle varie abitazioni e via. Adesso rientro prima che passa fuori qualcuno mi sgrida perché sono andato sulla strada. Ecco qua, è arrivato il corriere, sono arrivati gli ultimi due pacchi che mancavano, questo di Amazon Pantry, quello sotto è Sorgente Natura. Adesso li apriamo insieme. Vi avviso subito che ho fatto un ordine da American Crunch, quindi un bel po' di snack americani, e volevo fare un video dove ve li farò vedere, quindi preparatevi a un video di schifezze americane. Guarda quanti cose di plastica mi sono entrato, miseriaccia. Allora, qui abbiamo dentifricio, pensavo che erano uno, invece sono due. Poi questo che è l'ammorbidente. Poi ho preso questo per i vetri che l'avevo finito. Dopo, dei cerotti che servono sempre. Una bella confezione di tonno che non ne mangiamo un casino. E la pasta. Ho fatto le mezze penne e i fusilli. Però devo dirvi che mi ha un po' deluso questo Amazon Pantry qua, perché pensavo che ci fosse più tanta scelta, invece in realtà non è che c'era tanta roba. Vabbè, adesso apriamo anche questo. Queste invece sono le cose naturali che vi dicevo, anche le cose quelle vegane, così almeno devo sempre starvi a prendere la pastiglia, che non è il massimo. Questo è l'argento culinario che ho preso a mia mamma. Poi il sale rosa, perché noi usiamo sempre sale rosa, l'avevo quasi finito e non si riesce a trovare nei negozietti, insomma. Quindi sale rosa grosso e fine, dell'Himalaya. Poi questi sono biscotti Faro con cocco e semi di papavero, voglio provare perché col cocco guai. Poi una montagna di gallette. Allora, sia le gallette classiche di riso, chips di lenticchie e paprika, mi sa che sono spettacolari. Questi triangoli con legumi. Questi sono al chili, che questi mi ispirano. E questi qua invece sono con rosmarino. Poi ho biscotti con cacao e cioccolato, anche questi, mi sa che sono top del top. E infine delle treccine vegane con farina integrale e uvetta, anche queste mi ispirano tantissimo, almeno non devo prendere la pastiglia ogni volta, perché comunque costano anche quelle. Ma perfetto, pacchi arrivati e niente, ripeto, ho fatto anche l'ordine American Crunch, quindi sicuramente farò il video, quindi aspettatevi un video di schifezze americane. Porca miseria, è venuto su un vento assurdo, mi sta buttando giù tutto. Ma che cavolo sta succedendo? Guardate che roba! Cioè, ma noi! È venuta sulla bufera! Anche tutti i fiori volano via! Tra un po' volo via qua! Ma non c'era niente 2 secondi fa, giuro! È venuto su dal nulla! Wow, che robe strane. Dovevamo andare a portare fuori la carta, ma cavolo, speriamo che passi veloce. Beh, meno male che un po' il vento si è calmato, perché dobbiamo portare fuori la carta, perché abbiamo qua una montagna di carte da portare fuori. Allora abbiamo deciso di prendere la carriola e la portiamo fuori con la carriola. Sì, perché non avevo niente da fare, quindi ho sistemato tutta la casa, ho buttato via un sacco di roba. Poi, come vi ho detto, è arrivato anche il corriere, quindi ho portato pacchi, quindi anche lì cartoni, carte e tutto quanto. E quindi adesso speriamo di non volar via, di non far volare via tutto. Guardate con la carriola, ecco, sta già iniziando a cadere roba. Andiamo bene qua. Ma è tantissima, non ci sta su tutta la carriola. C'è ancora roba. Un po' d'ingegno, Mario. Ok. Vai, Mario. No, non ho mai portato la carriola prima.
Mario e la carriola. Per me mi schianto. Attenzione, ma faccio passare nel cancellino io. Non lo so, si è aperto anche da solo, vediamo come fa Mario e la carriola. Mario e la carriola. Allora aspetta, mi passa. Ti fermi un attimo. Ti incastri più grande di te. Ti fermi un secondo magari. Ecco. È divertente. Come si fa a mettere in pausa qualcosa qui? Rischiaccia lì. Attenzione Mario, che non è capace di andare con la carriola contro vento. Guarda che cosa somiglia, giochi senza frontiere, vai con la carriola e vinci. Non so cosa dirti. Cioè, notare come ondeggia Mario con la carriola. Guarda, si è spezzato un ramo. È normale, c'è sull'aria. Porca miseria, bisognerà toglierlo dalla stradina. Notare Mario come fa andare in giro con la carriola. Guarda, va che roba! Capito, io ci provo, dai! Devo fare la curva, aspetta! Attenzione, deve fare la curva, attenzione! Una curva con la carriola, attenzione! Adesso c'è la doppia curva! Lo faresti? Aspetta che mi metto a parte, voglio vedere come fa a ribaltare tutto! Ma dai! Certo c'è! Freddo sabbia! Non prendere le scuse dell'aria! Caldo. Attenzione che fa la curva, adesso vedere a fare la curva stretta. Ma pensate che vuole via tutta la casa. Sì, guarda. Sì. Vediamo. C'è anche il cane come. Vediamo come fa Mario. Dai. Buona. Attenzione che si schianta contro il cancello. Vabbè. Dai, ce l'ho quasi fatta. Siamo quasi arrivati. C'è anche il cane che gli urla dietro. Dice, cosa stai facendo? Stava entrando in proprietà altrui. Ma smetti, ci saranno 13 gradi. Mario è arrivato. Buona. Scarica Mario, scarica. No, dammi una mano. Scarica Mario, scarica. Toh, vedi questo. Scarica Mario, scarica Mario. Guarda Mario che bravo che scarica. Ascolta, i boccia deve fare quello che dice il capo. Va bene? Guarda che bravo. Prego, ti do la manina. Piacere. Incastra bene perché vola Mario. Infatti, sennò vola via tutto qua. Non c'è in giro proprio nessuno. Per le sì, Guarda, quante scuse pur di non lavorare. Sì, sì, sì. Dai, dammi un attimo no, a me questa. No. Dai, vai. Fai un po' anche tu. Faccio. Miseriaccio. Faccio io, metto tutto. No, non scaricarlo così. Ma te fanno così qua sabbia. Dai, miseriaccia. Io vi faccio sempre vedere la situazione qua in giro. Io ovviamente non c'è in giro neanche un cane. Dai, scarica. Mario, abbiamo già finito io. Amico, andiamo. Torniamo indietro. Bella fiacca che è Bergamo, dai. Su. Sistemando un po' di vestiti, così almeno vedo le cose che posso buttare alla Caritas e poi do una bella sistemata un po' tutto, perché qui non ho mai tempo di fare niente, poi se do a forza di comprare poi facciamo un bel casino. Ah, guardate cosa ho trovato, questo qui è enorme. Sì, me l'hanno data gigantesca, però è la maglietta che mi hanno dato quando sono andata a fare il job tour. Vedete che non l'ho mai usato ovviamente perché ci sto dentro 5 volte e mi fa da vestito, però la tengo perché è da ricordo con un viaggio del genere. Poi siamo andati proprio in questo periodo che là c'era l'Hanami, quindi proprio la fioritura dei ciliegi. È stato veramente stupendo, un'esperienza bellissima. Vabbè. Oggi abbiamo deciso di far finta di essere in vacanza al mare, quindi abbiamo preparato il tavolo qui di fuori, mangeremo qua e abbiamo il nostro chef che sta cucinando al barbecue. Va, yeah. Col cappellino che hai preso in Messico. L'hai preso in Messico quello, no? Sì, con scritto Corona. Virus. No, c'è scritto Corona Messico. Coronavirus. No, aiuto. Allora, cosa ci stai cucinando di buono? Ma niente, c'era il gatto che era in giro. Ah, delle bistecche di pollo. Sì. Ok.
E poi ci siamo fatti anche una bella insalatona, mangeremo un po' di frutta e via. Un po' di chi? Un po' di frutta. Ragazzi, è arrivato il pacco di American Crunch. Guardate qua. E adesso stiamo iniziando a fare il video dello spacchettamento, quindi mi raccomando, non perdetevi il video, ok? Adesso iniziamo a registrare. Mi stai preparando lo stencil per farmi il tatuaggio? Perché ho preso un ovetto di Pasqua e come regalo praticamente ci hanno detto soltanto dei trasferelli. Si sono sprecati. E adesso quel signore qua vuole farmi un tatuaggio. Io c'ho paura, C'ho paura a fare i tatuaggi. Stencil è pronto? Preparo, è pronto? La macchinetta. E certo, la macchinetta, metti giù quel coltello lì. Bisogna segnare l'area, me l'ha segnato la mia tatuatrice. Metti giù, metti giù. No, me l'ha segnato la mia tatuatrice. Bisogna segnare l'area dove bisogna fare il tatuaggio, punto. Dai. Mano, no, dove che lo fai? Sì, sulla mano, mamma, togli mano. Quel coltello, via quel coltello lì. Mano, qua. Aiuto. Dove? Aiuto, c'ho paura. Ah! Bisogna disinfettare l'acido muriatico, dov'è che... C'è. Bisogna disinfettare, preparo lo stencil. Mi diceva che bisogna disinfettare un attimino qua, no? Brucia? No! Come no? Ah! Porca miseria, quanta acqua ci ha messo dentro! È una cosa proprio di quelle... Ma poi che cavolo hai scelto di stencil? Non ho idea di cosa sia. Si fa così? Ma due, quanta acqua! Un po' col coltello. Mi sta inzuppando anche allora, la felpa. 7 anni e ci siamo. E là, ma due. Dai, che ho paura! Allora, senti se buca. Buca? Ma dicono che il tatuaggio va sofferto, quindi... Aia! Barbu! Ma insegnare il punto. Dai, senti! Gioco triste. Dai, ferma che esce male! Smettila! Togli sta spugna, porca miseria, mi sono inzuppata tutta. Andiamo. Vede che cazzo. Eccolo qua! Cos'è? Ma cos'è sta merda qua? È rivolto verso di me, però bisogna devi girare. Ma... Ecco così. Cos'è? Aiuto, aspetta. A no, posto. Non si capisce cos'è. Ma cos'è sta schifezza? A posto. Cioè, ma voi riuscite a capire cos'è sta schifezza? Vediamo. Ma cos'è? Sì, no, guarda, c'è bello, c'è tutta la criniera bella. È una cavallona quella lì. Ma. A vedere. No, non si gira capisce. Perché è fresco, dopo 10 giorni guarisce. Certo. Sì, no, guarda che si capisce bene. Guarda, c'è il naso, c'è l'occhio. Figa, professionisti qua. Buono, a posto, adesso ti metto su un po' di... Sì, vedo un occhio, quello sì. Dopo mezz'ora, va bene. Ma è un tatuaggio di quelli nuovi, questi qua, esce col tempo. Ah, va bene, grazie. Grazie tatuatore. Ti metto un po' di vaselina prima di fare tutto, un bendaggio e sono 500 euro. Ah, però, un po' caro, No, è così che funziona. Cos'è sto coso? Indovina. Un coso di maiale. Sì. Un pezzo di maiale. Un blocco di maiale, se lo guardi qua meglio. Questa è la nostra cena. Una e cosa sarebbe? Da un chilo. Da un chilo. Più o meno. Ci vuole ancora un'oretta prima che è pronto. Beh, bello grosso, Chiudi qua giù la temperatura. Abbiamo un gatto sopra il tetto. Gattone, guardate da lì. Questa è matta, fischia. Micia, cosa stai combinando? Io c'ho una paura quando va su così. Magari è più equilibrata di qua. Lo so, ma mi fa paura. Ma no, è più... Vabbè, adesso ci stiamo messi insieme. Ci stiamo mettendo qua per iniziare a togliere il prezzemolo. A preparare il prezzemolo. È il prezzemolo dell'anno scorso, questo è rifiorito. Sì. Ok. C'è nato di tutto dentro, guardi. Lo so. Ma tolgo i foglioline così e basta? O anche il gambo? Così, guarda. Sì. Vabbè, così. Lascio dentro il gambo. Appena il gambettino, quel take. Okay. Allora, questo qua poi macinato tutto, non è problema. Sì, dopo lo mettiamo nel freezer. Sì, è tutto da preparare prima. Sì, poi lo congeliamo, così almeno quando ci serve. Tanto questo è da estirpare, adesso voglio vedere se riesco a tirarla fuori per vedere che cacchio di tronco che ha fatto. Sì. Cioè, viene fuori tutto il vaso. Cioè, non ho mai visto un prezzemolo così.
Guarda, ma questo tronco qua è enorme qua. Ma so, faccio della radice, adesso riesco a tirarla fuori. Però? Però, questa è la sua radice. Cioè... Niente male. 10 cm di diametro di prezzemolo. Via. Ma questa qua è un po' giallina, questa la butto. No, quella è via. Okay. Quelle un po' andate. Noi lanciamo di qua perché dietro c'è il campo. Abbiamo tutto il campo, non abbiamo problemi. Quindi, ingrassiamo il campo. Non pensate che stiamo lanciando chissà dove, ma c'è il campo, quindi. Bene. Toh, ti regalo un mazzolino di fiori. Wow, grazie. Prego. Grazie. Pelucca. Dai, io sto già facendo la mia, ciapa. Ah, ecco. Andata a terra da tutte le parti. Ma lo sai che ho letto stamattina su Facebook che c'è in giro una giornalista che sta dicendo che è colpa di noi bergamaschi che abbiamo infestato mezzo mondo. Che è colpa nostra, no? Peccato che il paziente zero è un tedesco. Bergamo è leggenda. Sì, ma che coraggio però dopo quello che sta succedendo qua. E anche che stanno dicendo che i nostri ospedali, che dovevano essere il top, in realtà hanno fatto cilecca e non hanno funzionato. Cioè, assurdo veramente, per forza gli altri... Non hanno funzionato, però se facciamo il conto, circa, non lo so, né, ma 70-80% della popolazione mondiale prende spunto da noi. Sì, no, ma io quello che sto dicendo è che è capitato a noi così per caso, noi non eravamo pronti. Gli altri hanno visto quello che è successo a noi, quindi si sono potuti preparare. È quello il fatto, quindi non possono dire che noi abbiamo fatto cilecca. Non eravamo preparati, non sapevamo cosa stava succedendo, Gli altri, un attimo, sì. Che faccio andare la mascotte perché... Sì, continua a mi c'è la mascotte. Dai, su. Ma, vedremo un po' qua. Andremo avanti ancora per un bel po', mi sa. Ma questi qua, guarda come sono strani. Ma questo non è prezzemolo, questo qua ti ho detto che c'è nata dentro anche un'altra erba. Ah, ok. No, infatti perché dicevo, che cacchio è? No. Prezzemolo lo vedi com'è così. Mmm, che profumo. Cioè, buonissimo. Qui stava ancora germogliando. Ah, sì? La strappiamo Pedersen. Preso la campanella. No, fatto canestro. Ma lo sai che hanno detto che anche metà dei morti di tutta l'Italia, morti e contagiati di tutta l'Italia. Morti o contagiati? Morti e contagiati. Ah, tutto. Sono qui in Lombardia, cioè di tutta l'Italia, Metà sono qua. Cioè renditi conto. Hanno fatto il sondaggio quando? Ieri? E qualche giorno fa. Tot mila cose che ci sono, ho detto questo. Praticamente un terzo se li abbiamo qua noi, in tutta Italia. Sì, di tutta l'Italia. Quindi figuriamoci. C'è un terzo, sono partiti su 100.000, 33.000 li abbiamo qua noi, periodico. Sì, e poi siamo la nostra sanità che ha fatto cilecca. Sì. Prima di parlare dovrebbero far andare un po' il cervello. Ti rubo un pezzettino. Prego, prendo tutto te. No. Furbo, ormai è finito. Da poco. E poi ha piantato ancora di là, ne dovrà crescere. Sì, mi ha piantato un bel po' di roba. Hai messo anche le fragole. Fatto le fragole, sì, poi ci faccio vedere. Allora, vanelli, finocchiato selvatico. Vi faccio vedere un po' tutte le erbette che abbiamo piantato. E intanto qua c'è la Micia. Intanto ciao Micia. Mau! Allora, questa qua è erba cipollina, questa invece? Cosa? Questa qui. Lì c'entro. Quali è timo? Ah, timo. Ok, finocchietto selvatico, poi ancora erba cipollina. Infatti, finocchietto selvatico e crescere ancora prezzemolo. Ah, qua prezzemolo, ok. Qua invece era rosmarino. La rosmarino. La rosmarino. Questa qui era la maggiorana, giusto? La maggiorana. Ok, qua invece le fragoline. Poi andiamo dall'altra parte, qua infatti vedete che c'è il campo dove lanciamo le cose. Questa qua era una pianta di limone, ma purtroppo mi sa che è mezza morta. Poi qui invece abbiamo allora il basilico, giusto? Basilisco. Quando crescerà facciamo un bel pesto. E qui invece è messo dentro il ravanello. Ravanello. Ok, poi vogliamo provare a piantare anche la cipolla. E l'aglio, volevi provare, giusto? Vedere se fare cipolla e aglio, che vedo cosa trovo al consorzio.
Ok. E poi qua assunto sono ancora 10-11 vasi, faccio un po' di bofamica estrema. Facciamo l'ortolano. Allora cosa pianti di bello ancora? Beh, facciamo basilico e prezzemolo ancora. Allora, vuoi più basilico o vuoi più prezzemolo? Ma se basilico. Vogliamo fare, sì, il pesto serve più. Quindi basilico. Questo basilico ci mettiamo il prezzemolo. E di là metti il basilico. Sì, questo qua è terriccio che ho appena, appena trapiantato, cioè travaltato, ho appena riempito i vasi, no? Perché l'altro l'ho buttato via. Io faccio un attimino così, tanto per ammollarlo. È già molle in per sé, però. Spegniamo appena appena, prendiamo qualche. Oh, ma ora... ti è spuntato proprio il pollice verde, la grande a te. Vi assicuro che per quanti tanti semi sembrano questi, in teoria ogni seme è una pianticella, sì. Esatto. Sembrerebbero tanti per qua, ma l'ho già sperimentata io sta storia. Fidatevi che esce un basilico, un prezzemolo che fa paura. Cioè avete visto la pianta che ho buttato io prima? Sì, sì. Così. No, che buonissimo il pesto fatto in casa, che lo faccio col bimbi, sì, e questo prezzemolo un po' per sì, no, dico, anche proprio il pesto fatto in casa, certo, è strabuono. Altro quello che ho comprato, quello che compro non sa di niente, è roba chimica, voilà. Fatto in casa è totalmente diverso. Così verrà fuori molto concentrato, tipo peggio della maggiorana, per capirci. Sì, infatti, molto appunto... peggio della maggiorana. Però fidatevi che... Allora, così... Che criminale che sei. Allora, io lo sperimento tutti. Ne prendo un po' la smaciullicchio, in modo da tenerla un po' più morbida. Piccolina spolveratina. È un po' come cucinare. Devi avere la passione, non ce n'è, come tutte le cose. Finisci. Una bella annaffiata e ci siamo. Questo è pronto. Basilico. Stesso discorso. Okay. Shakeri un po'? Sì, ma tanto per è già morbida perché non è mai stata bagnata e nuova, però. Ho visto che di basilico abbiamo ancora circa 66.000. Sì, no, ce l'abbiamo ancora una montagna. Questo qua lo facciamo fuori tutto. Dopo quello che viene su, viene su. Vedete, questi sono neri. Sì. Questo qua è basilico genovese. Poi abbiamo neanche quello. Cos'è che era? Quello gigante, non mi ricordo il nome. Stesso discorso. Verrà su una tonnellata. Come tutti gli anni. Posto, una piccola sparpagliare su così. Un pochettino di questo. Un pochettino fino. Terriccio universale, però. Sicuramente tutti gli esperti di pollice verde, chissà cosa cavolo mi tireranno dietro. Sì, ma di sicuro, cioè. Però noi facciamo un po' il fai da te così, dai. Fidatevi che quando viene su vi faccio vedere che roba. Sulla foresta viene su. Buona, un po' di steroidi e siamo a posto, cioè gli diamo un po' di papa buona e ci siamo. Perfetto. Ok, prepariamo la papa buona, dopo gli facciamo un'innaffiata. Sembra Pepsi, ma non è. Sembra Pepsi, ma non è, serve per darti l'energia. Cos'è? Questo qua è un praticamente un acqua e concime per le piante aromatiche. Qua abbiamo anche quello per la pianta da frutto, per le fragole, ognuno ha il suo. Ah. Questo è per le piante aromatiche. Sì, non è Pepsi veramente, eh? No. Cioè, non pensate male. E magari è uscito lo stesso colore, ma... Magari se ce lo metti con un po' di Pepsi, magari vengono su anche più dolciastri. Mm. Più... Ho paura di no. Allora, piano piano. Per me le ammazzi tutte. Facciamo andare giù. Che fantasia, che hai avuto? Hai fatto i buchini dentro, sì, nel tappo? Sì, ho fatto i buchini nel tappo, così almeno... Che bravo. Così almeno non fa... Non fa disastro, no, più che altro. Vedi? Viene fuori proprio pizziolino appena appena. Sì, sì. Bravo. Sì, non mi sposta troppo i semi. Non mi fa danno. Adesso stai tritando il prezzemolo che abbiamo raccolto prima, che gli hai dato una bella sciacquata, giusto? Sì, una bella pulita. E poi lo mettiamo nel sacchetto gelo. Io lo trito molto grossolano perché mi piace grossolano. Sì, dopo... sì. Non vedi col profumo che sta salendo di qua? In questa dimensione qui così, sì, un po' sì. Molto grossolano. Io devo fare una cosa, sono anni che voglio farla. Adesso stiamo andando
il giro qua nel campo perché dobbiamo raccogliere un po' di alloro che l'abbiamo finito. Come pianta di pera, voglio vedere com'è. Sì, perché avevo piantato una pianticella di pere che era morta, però so che mio zio l'aveva recuperata, l'aveva sistemata. Aspetta che devo andare su qua. Ha fatto i fiori? Ha fatto i fiorellini? No, sta facendo i boccoli facilmente. Sì. Adesso vediamo. C'è su anche un insetto strano qua, dove va l'insetto? Dove vedi quell'insetto lì? Un insetto strano. Vediamo. Ah sì. Però vedi, siamo una mega coccinella. Qua c'erano su di fiori, qua c'era un altro qua, un altro insettone strano. Eh sì, l'ha recuperata mio zio. Sì, per fortuna. Ah sì. Adesso andiamo a cercare l'alloro. Siamo a fondo di là. Così almeno ne raccogliamo un po'. Giro di qua perché sono lì. Facciamo un giro di qua. Allora, attenzione che io mi ammazzo adesso. Oh. Cosa hai trovato ancora? Cos'è? No, pensavo che era una menta selvatica. No, una volta qua era pieno di menta, pensavo poi che era tornata, invece no. Non è più cresciuta. Abbiamo fatto una scoperta incredibile, un bel po' che non passiamo più da qua dietro. Guarda, qui sono tutte piante di ciliegia queste qua. Sì, guarda. Ma si vede che sono cadute giù le ciliegie, hanno fatto la pianta. Sono piante novelle, nate spontaneamente. È vero, ma guardate di qua quanta... Puoi guardare anche qua nel campo dove c'è il pollaio, cosa c'è di qui? Sì, no. Al di là della rete, di qua c'è il pollaio. Tutte ciliegie. Ma ci stiamo riempiendo di piante di ciliegia. Signori, se mi serve una pianta di ciliegia è in offerta, eh. Sono in offerta. Incredibile, 3x2. Anche qua, da quante ce ne sono? Guarda, ma quante cavolo sono cresciute? Un'altra ciliegia anche lei, queste 4 sono. Sì. Lì c'è una gallina. Cioè, qua facciamo le marmellate. C'è una gallina imboscata? Sì. Qua. Sì. E questa è la mia pianticella di alloro. Oh, la madonna, sono diventata grossa. Passiamo qua sotto, di qua c'è l'altro pollaio. Tra un po' facciamo l'alloro alla ciliegia. È bello grosso quel gallo qua. Hai capito? Facciamo l'alloro alla ciliegia tra un po'. È vero. Cioè, mi ricordo che l'avevo messo giù che era una cosina così. Sì, sì, è cresciuta bene. Bisogna mettergli un bastone perché sta andando un po' storta. Va bene. Adesso raccogliamo un po' di alloro, così almeno per cucinare. Ce l'abbiamo proprio buono buono. Anche dei fiorelloni che ha fatto. Invece qua c'è l'orto del nostro vicino. Vabbè, questo qua è a livello avanzato questo. Sì, foto. Questi qua sono livelli, noi siamo uno strano in questo campo a livello avanzato. Buon, raccogliamo, qua c'è le cose, c'è anche la forbice, c'è in tutto. In caso che c'è qualche ramo di... No, ma non vanno bene. Il problema è che qua adesso si intrecciano dentro con le righe, bisognerebbe potarla giù un po'. Sì. Ok. Strappo giù tutta la pianta io. Vado di una lavata prima di farlo essiccare questo. Devi tirarla così, guarda. Prendi e vai indietro, mia in avanti. Ah, ok. Se vai in avanti mi tiri giù davvero la pianta. Quante foglioline secche che c'è. Via. Vi ricordate dei pulcini che vi ho fatto vedere? Non so se era il primo o secondo vlog. Guardate come sono diventati grossi. Mamma mia, si sono cresciuti. Quanti mesi hanno? Hanno fatto 2 mesi, 14. 2 mesi? No. Mi ha detto mia mamma che stamattina c'era detto che un coniglio che girava per l'orto. Vabbè, adesso raccolgo anche un po' di salvia perché vogliamo fare gnocchi, burro e salvia. Questa qua è tutta la salvia che c'ha e qua dietro è tutto un mega rosmarino gigante. Siamo andate là dietro prima e lo sai quante pianticelle piccoline di ciliegio che ci sono? Una montagna. Qui abbiamo messo ad asciugare l'alloro che gli abbiamo dato una bella sciacquata. Poi quando è un po' asciutto lo stendiamo per farlo essiccare. Così almeno ci dura per un bel po'. Ma ha fatto il pieno, va là. Cos'è che mi stavi dicendo prima? Di cosa? Del canale? Non lo so se aprire un canale o no. Mi sta pensando se aprire un canale delle sue ricette, visto che, come avete visto, ama cucinare, cucina sempre lui. Non so, può essere un'idea. Voi cosa ne pensate? Dateci un'opinione se volete vedere delle sue ricette, anche alla griglia o anche normale.
Sì, di tutto facciamo. Un po' di tutto di più. Di tutto. Vabbè, dolci pochi, come sapete noi non siamo esperti di dolci. Quelli roba pochi. Salata, però... pesce, carne, primi, piatti, contorni, va bene tutto. Dolci no, fatemeli fare perché... Sì, ci proviamo, ecco, non è che escono chissà che cosa. Posso darvi una ricetta soltanto del tiramisù? Del tiramisù, basta, ecco. Sì, no, l'hanno già vista, quella del tiramisù, ora quindi... Ma come dolci zero, roba salata. Può essere un'idea, voi fateci sapere se vi può piacere l'idea. A sapere? Ma, quando arriveremo a 350 milioni di mi piace? Allora mai, perché purtroppo io ho pochissimi iscritti e pochissime visualizzazioni, quindi... Ho scelto uno youtuber proprio di quelle... purtroppo. Sai che cosa, ce ne sono troppi di youtuber adesso, non è più come una volta che ce n'erano pochi e quindi quei pochi andavano. Adesso ce ne sono tantissimi. Poi vabbè, la mia qualità dei video è così molto basica, perché io comunque faccio dei montaggi semplici, quindi io vi faccio vedere la realtà, non faccio montaggi incredibili. Quindi dovrei aprire il canale, io sono montaggi molto complessi. Sì, ciao, devi scaricarti dei programmi a pagamento. Vabbè, vediamo, comunque ci voi farà. Fateci sapere, dai. Dai. Vabbè, dopo vabbè, se proprio qualcuno vuole qualche ricetta, basta che lo dica. Giusto? Magari sotto i commenti dei miei video scrivete qualche ricetta, qualcosa che volete fare, poi dopo vedremo di esporla. Perfetto.